Sono tanti healer, ma questo è uno dei più forti di Dungeons & Dragons, ragazzi. E ve lo spiego subito il perché, qui, su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi parlo del chierico della vita e lo scopriamo subito a pagina, ragazzi, 63 del manuale del giocatore. Eccolo qui. Il dominio della vita si concentra sulla vibrante energia positiva che anima ogni essere vivente e costituisce una delle forze fondamentali dell'universo. Le divinità della vita promuovono la vitalità e la salute, curando i feriti e i malati, badando ai bisognosi e scacciando le forze della morte e della non morte. Pressoché qualsiasi divinità che non sia malvagia può reclamare influenza su questo dominio, specialmente le divinità agricole come Shauntea, Arawai e Demetra, le divinità del sole come la Thunder, Pelor e Ra Oriakti, le divinità della guarigione e della temperanza come il Mater o il Mater, Mishakai, Apollo e Dian Chakt, e le divinità della casa e della comunità come Estia, Arthur e Boldrei. Ragazzi, correggetemi le pronunce per favore, ragazzi, non le conosco, le ho lette diverse volte ma non le ho mai sentite pronunciare, quindi se sbaglio correggetemi. Fatto sta, ragazzi, che il chierico della vita è buono, ok? Sta preservando la vita, sta preservando la sanità delle persone, vuole aiutare i bisognosi, vuole aiutare i deboli, sta cercando di curare il mondo e soprattutto sta cercando di combattere contro la non morte o la morte, capite? Ma questo vuol dire che devo farlo per forza buono? No, ragazzi, dobbiamo essere stringenti. Anzi, io sarei molto curioso di capire e di vedere come un chierico della vita possa essere cattivo o comunque pensare di star facendo il bene quando in realtà sta combattendo per una causa che non lo è. Capite? Questa cosa a me piacerebbe vederla, quando il perché sta facendo determinate cose, alla fine stai combattendo, non stai soltanto curando. Quindi si può giocare di drammi, di dilemmi etici e morali, ragazzi. Quindi fatemi sapere, sempre nei commenti, in quali casi lo fareste, ragazzi. Non lo dico soltanto per commentare, lo dico davvero, fatemi sapere. Ma vediamo che cosa ci dà, poi andiamo alle mie tips finali per parlare di roleplay. Incantesimi del dominio della vita. Andiamo a vedere cosa ci dà livello per livello. Al primo livello abbiamo benedizione e cura ferite, incantesimi che già abbiamo in lista ma che ce li considera sempre preparati, quindi possiamo considerare la scelta su altri incantesimi, ragazzi. Al terzo abbiamo arma spirituale e ristorare inferiore, ragazzi, quindi ottimo, tutti incantesimi che aiutano, ragazzi, sono molto utili, così come arma spirituale, il fatto che attacchiamo a distanza, noi stiamo ben tranquilli nelle retrovie. Al quinto, faro di speranza e rinascita, ragazzi, possiamo far risorgere un nostro alleato che è morto, ragazzi, entro un minuto, bellissimo. Poi, al settimo, guardiano della fede, mamma che bell'incantesimo, è interdizione alla morte, ragazzi, è potentissimo. E al nono, cura ferite di massa e rianimare morti, ragazzi. Vabbè, belli tutti di concept, ragazzi. Andiamo sempre avanti. Al primo livello, competenza bonus. Quando il chierico sceglie questo dominio al primo livello, ottiene competenza nelle armature pesanti. Siamo difensivi, ma non ci sta dando potere offensivo, come capite, non ci sta dando armi da guerra. Qua io devo difendere, quindi è giusto che abbia un'alta classe armatura, ma non ci sta dando competenza nelle armi da guerra, capite? Bellissima sta cosa di concept. Andiamo avanti, sempre al primo livello, ragazzi, discepolo della vita. A partire dal primo livello, gli incantesimi di guarigione del chierico diventano più efficaci. Ogni volta che il chierico usa un incantesimo di primo livello o di livello superiore per ripristinare i punti ferita di una creatura, quella creatura recupera un ammontare di punti ferita aggiuntivi pari a 2 più il livello dell'incantesimo. Quindi, esempio, io casto cura ferite. Cura ferite, un D8 più modificatore di saggezza. Ok, ragazzi, in quel caso che succede? Io tiro il D8, dipendentemente dal risultato. Quindi di quanto ti curo? Di un D8 più il mio modificatore di saggezza più
Qual è il livello dell'incantesimo? L'ho castato a livello 1? Perfetto, più 1 dell'incantesimo, più 2. Capite? Quindi ecco che l'incantesimo diventa, ecco che cura di più. E questo è potentissimo. Se casto parola guaritrice, 1 di 4 più saggezza più... Di che livello ho castato per guaritrice? Di livello 1 più 1 più 2. Forte! Questo cura tanto, ragazzi. Poi ci stanno dei trucchetti per far esplodere questa cosa, ad esempio con bacche benefiche, perché vale anche nel momento del cast di bacche benefiche, ragazzi, e questo è davvero interessante. Comunque, con tutti gli incantesimi di cura stai boostando le cure. E non è stupido, ragazzi, non è affatto stupido, questo è un ottimissimo, ottimissimo privilegio. Ma andiamo avanti. Incanalare divinità, preservare la vita. A partire dal secondo livello, il chierico può utilizzare incanalare divinità per curare chi è stato gravemente ferito. Quindi, con un'azione, il chierico brandisce il suo simbolo sacro ed evoca un flusso di energia curativa che può ripristinare un numero di punti ferita pari a 5 volte il suo livello da chierico. Quindi, abbiamo sbloccato al livello 2, perfetto, come azione, 5 volte il mio livello. Sono a livello 2, perfetto, 2 per 5, 10, quindi fino a 10 punti ferite. Quando sono a livello 3 saranno 15, eccetera, eccetera, ok? 5 volte. Come funziona però? Sceglie le creature desiderate, purché siano situate entro 9 metri da lui, quindi posso soltanto curare le creature entro 9 metri, e suddivide questo ammontare di punti ferita tra di esse. Quindi, ok, ci sta Tizio e Caio, perfetto, io curo di 10 punti ferita, ok, ne do 7 a te e 3 a te. Capito come funziona, ragazzi? Questa è una cosa davvero molto interessante, in modo tale che tu possa curare chi è gravemente ferito, ovviamente pure te stesso. Che cosa, come? Tu hai 10 punti ferita, ha una pool di punti ferita che con un'azione sta ripartendo a Tizio, a Caio, a chi vuoi tu. Quel numero diviso per le creature, capite? E scegliete voi quanto. Questo privilegio può ripristinare in una creatura un ammontare di punti ferita che la riporti a non più della metà del suo massimo dei punti ferita. Quindi, lo rileggo. Questo privilegio può ripristinare una creatura, in una creatura un ammontare di punti ferita che la riporti a non più della metà. Questo significa che se io ho 10 punti ferita, faccio un esempio, ok? Ho un punto ferita che sto morendo, posso arrivare al massimo a 5 punti ferita, non mi può affullare, capito? Non mi può portare oltre la metà del mio massimo, capite, ragazzi? Quindi se ho 10 punti ferita, quanto me ne deve dare di questi qua? Al massimo per farmi arrivare a 5, non posso superare la metà. Questo è un incantesimo che serve, questo preservare la vita, questo incanale di vita, proprio per salvare le vite, ok? Preservare la vita non è fatto per curare, oh, sono un po' ferito, vabbò, ti fullo. No, questo è proprio l'emergenza che sta utilizzando per ripartire questi punti ferita fra le creature che stanno morendo. Capite, ragazzi? Il chierico non può utilizzare questo privilegio su un costrutto, su un non morto. E fin qua, va bene. Forte. Forte, forte, davvero. Mi piace il fatto che sia limitato a non più della metà, così utilizzi anche gli altri incantesimi di cura, e questo lo rendi proprio il salvavita per eccellenza. Andiamo avanti. Guaritore benedetto. A partire dal sesto livello, gli incantesimi curativi che il chierico lancia sugli altri guariscono anche lui. Quando il chierico lancia un incantesimo di primo livello, o livello superiore, che ripristina punti ferita in una creatura diversa da lui... Quindi quando casto un incantesimo di primo livello superiore su un altro di cura, egli recupera un ammontare di punti ferita pari a 2 più il livello dell'incantesimo. Quindi, io ho castato cura ferita a Tizio? Perfetto, a lui lo curo. Io poi quanto guadagno di punti ferita? 2 più. Di che livello era cura ferite? 1. Mi sono recuperato 3 punti ferita, quindi curare gli altri cura anche te stesso di una piccola parte, ma comunque ti cura. A gratis. Perché no? Andiamo avanti. Colpo divino. All'ottavo livello il chierico ottiene la capacità di infondere energia divina nei colpi della sua arma. Una volta per ogni suo turno, quando colpisce una creatura con un attacco con un'arma, il chierico può fare in modo che l'attacco infligga un D8 danni radiosi extra al bersaglio. Quindi, ti colpisco con, che so, il mio bastone ferrato, un D8 danni radiosi in più. Quando arriva al 14° sono 2 D8.
Poi, infine, al 17° livello, guarigione suprema. A partire dal 17° livello, quando il chierico normalmente tirerebbe uno o più dadi per ripristinare punti ferita tramite un incantesimo, egli usa invece il numero più alto possibile per ogni dado. Per esempio, anziché ripristinare 2d6 punti ferita, una creatura ne ripristina direttamente 12. Insomma, voi massimizzate il tiro di cura. Quando curate qualcuno, massimizzate il tiro di cura. E questo è fortissimo, ragazzi. Forte. Forte. Vabbè, vi dico cosa ne penso nelle mie tips, ora. Allora, ragazzi, questo archetipo è per curare. Parliamoci chiaro, è per curare. A livello meccanico sei uno dei curatori migliori. Punto. Uno dei curatori migliori. Qualunque cosa tu faccia serve appunto per boostare le tue cure, gli incantesimi che ti dà, non solo le cure come punti ferita, le cure appunto per togliere alcune condizioni anche, senza contare che curi gli altri e curi te stesso, puoi massimizzare il tiro delle cure, insomma è forte, è forte. Poi questo privilegio di salvavita, questo incarnare divinità che tu curi con un'azione più creature fino ad arrivare massimo alla metà dei punti, cioè è bellissimo, quindi a livello meccanico è forte. Voi scegliete appunto questo archetipo, lo state scegliendo nel momento in cui volete dire ok, io devo salvare il mio party, cioè se cado io siamo rovinati, io curo e tengo in vita tutti quanti, perché questo è l'archetipo perfetto per le campagne difficilissime, difficilissime, dove avete già il paladino, ci avete il guerriero, eccetera, eccetera. Ok, qua ci serve qualcuno, ragazzi, che ci deve salvare. Deve tenerci su e deve fare una cosa e quella cosa farla in maniera incredibile. Quello è il chierico, ragazzi. Questo è il chierico della vita. Quindi è l'archetipo per chi cura, cura, cura. E poco altro è davvero così tanto performante nelle cure. Davvero così tanto. Forse c'è qualcos'altro, ma lo vedremo più avanti in questa serie di video, ragazzi. A livello di roleplay, state preservando la vita. Voi siete i salvatori, voi siete quelli che, come dire, difendono i deboli, puniscono il male, perché certo puniscono il male, ma voi siete i salvavita, ragazzi. Se non ci foste voi, gli altri morirebbero, li strappate sempre dalla morte. Siete quelli buoni, di solito, non in maniera assoluta, ho già detto di dirmi nei commenti cosa ne pensate, state cercando in tutte le maniere di evitare che la gente muoia. Siete i medici da battaglia, capite che intendo? Quelli che in guerra passano il tempo a curare i feriti, a non farli morire. Siete quelli che nel momento in cui c'è una condizione, un incantesimo, qualcosa di terribile che influenza i vostri alleati, gli altri vengono da voi, siete il punto di riferimento, siete l'ospedale, siete la Croce Rossa, ragazzi. È un concept bello a livello di roleplay, a me piace, ho giocato il chierico della vita, è bellissimo, ragazzi. E nelle campagne estremamente difficili, anche a livello di roleplay, va caratterizzata questa cosa. Come se non ci fossi io, se volete essere un pochettino quelli... se no, come io ho dedicato tutta la mia vita per salvare il prossimo. Capite? Non è una cosa leggera. Questo è un archetipo, sì, che meccanicamente lo fai fare, lo fai se vuoi curare a palla. Ma di roleplay bisogna dare un'importanza a questa cosa. All'essere dei salvavita davvero importanti. Essere il punto di riferimento, la roccia, il pilastro del gruppo. Senza di voi muoiono tutti. Va saputo caratterizzare, va data la giusta importanza a livello di roleplay, ragazzi. Fatemi sapere come, ragazzi, nei commenti. Come al solito, io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video. E niente, ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.